Dedico alla sua pulizia la stessa cura che Achille dedicava alle sue armi. Da lei dipende la mia vita. Non un granello di polvere vada ad appesantirla, perché la velocità è il suo destino. Questo era il libro dove in questa piccola descrizione del mio rapporto con l'automobile ci sono tante cose. C'è il mio sentimento verso l'automobile, un sentimento che è nato nell'officina di un fabbro. Ernesto, io non avevo mai avuto un meccanico, giocava a briscola col mio papà e aveva un'officina dove faceva le sedie, piegava il ferro. Così io, appena uscito da scuola, andavo a vederlo lavorare. Ernesto aveva una caratteristica, era praticamente sordo. Aveva lavorato alla Guzzi, al banco prova, e gli avevano fatto secche le orecchie. Quindi immaginatevi il dialogo che potevo avere con questo mio meccanico. Io lo guardavo lavorare, ogni tanto facevo una domanda un po' stupida e lui, che leggeva il labiale, mi rispondeva con pazienza. Però è lì che ho capito che il ferro ha un'anima, che il tubo piegato, che i fori, che le rondelle sono piane, sono spaccate, sono grover. Cioè lui mi ha trasferito la sua intelligenza per la meccanica. Così ho capito che il mio go-kart lo dovevo trattare bene. E dovevo trattare bene anche la mia automobile. Difatti io non ho mai tirato troppo nel motore, non ho mai fatto un folle, tranne la prima volta che ho preso un Formula 3 con Minardi. Però una volta devo dire che la macchina l'ho trattata malissimo. Eravamo a Pergusa, avevo fatto la pole position e in gara cosa succede? A Pergusa faceva caldo, era agosto, c'erano tutti i piloti svedesi lì che bevevano della roba ghiacciata o se la versavano sulla schiena. Io ero lì, secondo, dietro a Gabbiani, e avevo visto che la temperatura era salita 100, poi 110, porca miseria, si fonderà il motore. A un certo punto vedo che il terzo mi raggiunge, mi sta raggiungendo, 130, l'acqua 160. Un pilota si deve fermare. Invece io ho detto, questa volta non me ne frega niente, rompo il motore. Ho continuato, a quattro giri dalla fine, Beppe fa un fuorigiri, rompe lui il motore e io arrivo primo. Dopo la gara mi festeggiano, ma poi a un certo punto mi viene in mente, dico, ma cosa era successo al motore? Vabbè, si era rotta il termometro dell'acqua. Paradossalmente quella volta ho trattato male la mia macchina, ma le ho sempre voluto bene. Anzi, mi è sempre piaciuto questo pezzo dove descrivo l'ultimo giro di un pilota. L'ultimo giro era sempre nervoso, ma rimaneva concentrato. Poi rallentava solo un pochino all'ultima curva. Infine, quando vedeva il traguardo avvicinarsi, la bandiera a scacchi lui la vedeva solo di sfuggita, perché in realtà guardava il rettilineo che aveva davanti a sé. Nessuno aveva vinto. Dopo il traguardo, il momento più bello. Finalmente poteva lasciare le briglie della sua automobile, calmare il folle urlo del motore, lasciare l'auto scivolare leggera sull'asfalto dopo quella mostruosa fatica, perché il motore era l'anima, era il soffio vitale che le aveva dato vita ed era lei che gli aveva dato le ali per la vittoria.